Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle missionarie della Carità per il grave lutto che le ha colpite due giorni fa con l'uccisione di quattro religiose ad Aden, nello Yemen, dove assistevano gli anziani. Prego per loro e per le altre persone uccise nell'attacco e per i familiari. Questi sono i martiri di oggi. E queste non sono copertina dei giornali. Non sono notizie. Questi danno il suo sangue per la Chiesa. Questi sono vittime dell'attacco di quelli che li hanno uccisi e anche dell'indifferenza, di questa globalizzazione dell'indifferenza, che non importa. Madre Teresa accompagna in paradiso queste sue figlie martiri della Carità e interceda per la pace e il sacro rispetto della vita umana. Come segno concreto di impegno per la pace e la vita, vorrei citare ed esprimere ammirazione per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi, avviata ultimamente in Italia. Questo progetto pilota, che unisce la solidarietà e la sicurezza, consente di aiutare persone che fuggono dalla guerra e dalla violenza, come i 100 profughi già trasferiti in Italia, tra cui bambini malati, persone disabili, vedove di guerra con figli e anziani. Mi rallegro anche perché questa iniziativa è ecumenica, essendo sostenuta da Comunità di San Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, Chiese Valdesi e Metodiste.